Questo è l'edificio dove sorgerà la Casa del Volontariato, pronta nel 2014. Oggi si inizia a parlarne concretamente a Palazzo Reale insieme ai protagonisti. La casa costa circa 3 milioni e mezzo per ristrutturarla completamente, 1 milione è la dote che partiamo con la Cariplo e qui siamo a lanciare che è la casa del volontariato di tutti i milanesi e quindi veramente c'è la necessità che tutti la sentano propria e contribuiscano a far sì che questa casa nasca. Si prevede una realizzazione da qui a 2 anni in modo che per l'Expo sia pronto, ma le cose che saranno nella casa del volontariato partiranno comunque ora, nel senso che il Comune di Milano metterà e amplierà i propri uffici per il volontariato nello spazio di Piazza 25 Aprile del Comune, che è proprio vicino anche a quella che sarà la Casa del Volontariato, e attraverso la delibera di giunta che abbiamo già approvato il 30 dicembre e il protocollo che stiamo firmando con CSV e quello che stiamo realizzando col Forum del Terzo Settore, si inizieranno le attività di cui dicevo, di promozione del volontariato, di censimento, di coordinamento strutturale di queste realtà e di servizi per i volontari, in modo che i volontari siano aiutati a fare volontariato. Milano ha bisogno di volontari, Milano ha bisogno di cittadini che assumono il tema della responsabilità. Per far questo, qualsiasi iniziativa che raccoglie questa domanda, la trasforma in una capacità, in un accompagnamento formativo e realizza questo tema della città guardata con la logica della gratuità, credo che sia importante e bello. È una grande intelligenza sociale che va valorizzata.